A tutti il mio saluto di pace e bene. Oggi 19 di aprile la Chiesa ci fa ricordare la figura di Sant'Emma di Sassonia, vedova. Il cronista Adamo di Brema ci ricorda che fu sorella del vescovo di Paderborn e moglie di Liutgero di Sassonia. Morì nel 1040. Sant'Emma è ricordata per la sua generosità, per essere stata una donna della carità, rimasta vedova, senza figli, in giovanissima età, dopo pochi anni di matrimonio, si consacrò totalmente al servizio dei poveri, come accadeva per tante donne, come accade anche oggi per tanti, che si dedicano a questo servizio, sempre con gentilezza, con dedizione, in silenzio, unendo il servizio al povero alla preghiera, alla contemplazione, al silenzio. Tanto sta che ancora oggi, dopo quasi 10 secoli, noi conserviamo di lei, o meglio, in un santuario di Germania si conserva di lei la sua mano destra, la mano con la quale dava, consegnava al povero il necessario, consegnava al povero quello di cui aveva bisogno. Sant'Emma nobile, nutrice, così come dal tedesco l'etimologia del suo nome, ci viene proprio questo insegnamento, come ci ricorda San Paolo. Il Signore ama chi dona con gioia, chi dona non solo del superfluo, non soltanto di quello che ha rinunciato e quindi consegna, ma chi fa questo gesto con gioia e letizia. Il suo nome, lo sappiamo, è scritto nel libro della vita, risplende come stella nel cielo. Pace e bene.